Infissi legno alluminio e dimensioni. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio parlare delle dimensioni che consiglio utilizzare con serramenti legno alluminio. Chiaramente nei serramenti piccoli non c'è nessun problema, i problemi avvengono sempre quando le dimensioni iniziano a essere grandi, questo vale un po' per tutti i materiali. E il legno e il legno alluminio, perché la base portante del legno alluminio è sempre un infisso in legno lamellare, ormai di questi tempi gli infissi, i buoni infissi sono tutti in legno lamellare, hanno delle caratteristiche meccaniche abbastanza buone, non eccelgono in questo ambito ma sono abbastanza buone. Questo cosa vuole dire? Che posso spingermi oltre magari a quello che mi posso spingere con un infisso in PVC che ha una resistenza bassa, ma non posso arrivare con quello che mi posso spingere con un infisso in alluminio o addirittura con un infisso in acciaio dove i limiti sono veramente elevati. Io consiglio come altezza massima di un infisso legno alluminio, perché l'altezza è una di quelle diciamo misure dove mettono più in crisi il serramento, solitamente nelle porte finestre, 2,50 m, massimo 2,60 m di altezza. È un'altezza già insomma di tutto rispetto. Come larghezza invece, se parliamo di ante singole, si potrebbe lavorare con delle ante fino a 1,10 m, 1,20 m massimo di larghezza. L'importante è cercare di non fare, diciamo così, coincidere sia la larghezza massima con l'altezza massima, anche perché con i vetri che occorrono adesso, con i limiti termici che abbiamo in questo tempo, i pesi sono veramente troppo elevati, poi andrebbero in crisi le cerniere che sorreggono il peso e non il serramento come statica. Comunque, se ti servono dei consigli specifici per il tuo caso, se stai sostituendo un infisso o devi fare una nuova costruzione e vuoi dei consigli in funzione delle dimensioni o della scelta del serramento e non sei magari delle nostre zone qui in Romagna dove serviamo i clienti abitualmente, puoi avvalerti di un servizio di consulenza con sistema Bisacchi. È una consulenza che posso fare e dove non ho nessun interesse, perché in questo caso non ti devo vendere nessun serramento, ma ti consiglierò qual è la soluzione migliore e ti posso consigliare anche rispetto ai preventivi che hai fatto, quelli che possono andare bene e quelli che è meglio evitare. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!